Buonasera. Buonasera. Ciao gente. Vedo che si è già riempita di gente. La chat mi fa molto piacere. Ciao Francesco, ciao signore di Sit, ciao Ale. Sempre un piacere essere qui. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Non vedevo l'ora! Non vedevo l'ora! Finalmente si Finally. continua! Si continua, cazzo! Finally. Bello, in questi giorni sto facendo un rewatch di Gurren Lagann. Avevo quasi dimenticato come quel velo di spacconeria e il robo Jabba che tre l'attacco medio ce l'ha su una storia molto più profonda. Eh sì. Ok, in pochi episodi riesce a leggere il personaggio che è affrontato prima che fa morire ridere. No, è gran serie Gurren Lagann, gran serie. Ce lo vediamo, Francesco, in inglese. Ce lo vediamo in lingua originale, Hazbin Hotel. Come le Non... persone per bene. che, per carità, ho visto il primo episodio doppiato in italiano e è stato veramente molto, molto buono il doppiaggio. Sono curioso di vedere i prossimi episodi, come se sta cavando il nostro doppiaggio, però ne sto sentendo parlare abbastanza bene. Tra l'altro, Sì, lo sono e ne vado fiero. io mi sono trovato una perla di anno molto retro. Nadia, il mister Nadia, dei il capelli mister. azzurri. Dai, questa volta può flexare lui e non io. Questa volta Sì, può mi piace. flexare. Questa volta può flexare lui e non io. È una grandissima serie, bellissima serie. Sì, per carità, è 100.000, è 10.000 leghe sotto i mari in versione anime. Ma Come è porca giusto che troia. sia. Come è giusto Ma che sia. porca troia. Sia benedetto Jules Verne. Perché quell'uomo ha praticamente cambiato il mondo con le sue opere, quindi sia benedetto. Sì. Buonasera. Ciao Lorenzo. Tra l'altro si potrebbe fare un libro Buonasera, motivazionale Lorenzo. con solo le frasi di Kamina che otterrebbe un successo enorme garantito. Guarda, guarda, guarda. Il mitico credi in me che credo in te. Senza po'. Con. Cioè, cosa? Il fratello della mia ragazza che la usa davvero quella frase quando gli vanno. Quando c'è da rincuorare gli amici. Ma per davvero? Ok, bene, adesso vorrei aspettare che arrivi. Spero che arrivi anche Ipam dopo. Che dopo vi devo far vedere una cosa, ragazzi. Ho paura. E soprattutto devo far rosicare il buon Lorenzo, soprattutto. Ok. Anz, Gian, ti sembra quello immaturo tra i due? Gian, Ciao è Sara. quello. Sara, da quanto tempo? Buonasera. Gian, ti sembra quello immaturo tra i due? Non lei, giù, lui. Gian è un santo. È un santo quel ragazzino. Un sa santo, vi dico. È lei, una scassa cazzo di prima categoria. Che roba. Gian, gran cosa. Allora, vediamo un po'. Sono stato bannato dal Twitch di Morte Bianca. Pure te? Ma mi Ah sembra sì, sia una ah cosa sì. abbastanza comune recentemente. Sì, vabbè, ragazzi, tre utenti su quattro vengono bannati dai video dalle chat di Morte Bianca. Banalmente perché tre utenti su quattro che guardano i suoi video sono effettivamente persone intelligenti. No!
Scherzo, più o meno. Scherzo! Beh, insomma. Scherzi a parte. Sì, Border Bianca credo sia quello con il più alto numero di ban su YouTube Italia. 90% delle volte, completamente a caso e senza avere motivazioni. Perché lui non sa motivare le cose, però vabbè, sono dettagli. Non è che Border Bianca sta provando a superare il record di... Ah, è vero, c'è anche Zeb. Che non lo consideri più italiano, lui. Che lui a un certo punto si era messo a bannare semplicemente se era italiano e ti bannava a prescindere. Cioè, a un certo punto... Ma è ancora vivo Zeb? Fa ancora roba? Dovrebbe. O è ancora lì a giocare a Dead by Daylight? C'è una sfida in ballo, sarebbe molto divertente. Dead by Daylight, ok. Sto esplodendo con la scuola. Una condizione che conosciamo bene tutti. Ragazzi, sarà tranquilla. Vi prego, se un giorno in futuro, per qualsiasi motivo, io dovessi portare un gameplay di Dead by Daylight sul canale, iscrivetevi. Fatelo. Io lo farò. fatelo, ragazzi. Fatelo, a prescindere. Io lo farò. Senti, Doc. Sì. Devo chiederti un favore. Ok. È uscito il nuovo trailer di Avatar The Last Airbender live action. E non ho ancora avuto il coraggio di guardarlo. Idem, avevo bisogno di supporto morale, sia tuo che dei ragazzi in chat. Ci diamo un'occhiata ora in introduzione, perché veramente non ho avuto il coraggio di vederlo, perché non credo che i vetri sopravviverebbero alle mie urla. No, non lo so, magari poi sarà anche buono, però... Beh, il primo trailer non è che mi aveva fatto impazzire. Allora? Detto Zeb di aver bannato 40.000 persone, cosa? Onestamente penso sia pure poche per lui. E la miseria! 40.000 e sono tanti, bimbi. Ma poi davvero 40.000 persone seguono Zeb? Da quando? Beh, un tempo era letteralmente la persona più seguita di YouTube Italia. Un tempo. Sì, agli inizi. Inizi. Cioè, un tempo. Andavo alle medie quando era sulla cresta dell'onda Zeb. Mi volevo scusare per l'assenza. Tra scuola, problemi... problemi con la mia ragazza, problemi familiari. No, ma tranquilla. No, cioè, capiamo benissimo, Poi, non è che devi stare a... Non è che ti devi scusare per non sta proprio tutti i giorni a seguire due stronzi che chiacchierano su Twitch. Cioè, capisco anche che tu abbia di meglio da fare. Allora. Alla fine hai visto l'ultimo trailer che ti ho inviato? Sì, l'ho visto. Carino. Preferisco il primo, ma carino. Signore Sit mi ha mandato un paio di trailer molto molto interessanti su di progetti... In Kickstarter. I progetti in Kickstarter sono un paio molto molto carini. Dopo passare lo voglio vedere anche io. Prego. Allora, domanda che non c'entro un cazzo, ma cosa ne pensi dei francesi di Diablo? oddio, non c'entra un cazzo fino a un certo punto. Io direi, pur sempre di demoni e inferno si parla stasera. Allora, Non sono mai stato un fan di Diablo, sinceramente. Mi è capitato di giochicchiare un pochino ai giochi precedenti, più che altro perché i miei cugini sono fan fracidi di Diablo dalla mattina alla sera, e quindi quando capitava facevano giocare anche me. Ricordo ancora oggi quel giorno leggendario dell'E3 di qualche anno fa, in cui annunciarono Diablo Immortal, e non me lo scorderò mai, perché io stavo dormendo e senti letteralmente le bestemmie dei miei cugini che lanciarono, e loro abitano tipo a 50 km da casa mia. Quale gioco migliore di Diablo per lanciare bestemmie in giro?
No, no, perché, no, questo è un episodio famoso perché erano tantissimi anni che non usciva un nuovo gioco di Diablo, quindi sai... Ah, sì, sì, certo. Ah, mi, ricordo, iPad, mi ricordo, Diablo, ragazzi, mi ricordo Diablo del caso che fu... tutti col cazzo duro e poi era un gioco per cellulare di merda. Sì, sì, no, ma me lo ricordo a caso. Fu abbastanza discusso. Io senti le loro bestemmie da casa, fu bellissimo. Ho giocato però Diablo 4. Diablo 4 l'ho giocato e mi è anche piaciuto abbastanza, in realtà. Si è rivelata una piacevole sorpresa. Sono ancora indeciso se un giorno in futuro portare il backlog di Diablo sul canale. Probabilmente se accadrà se ne parlerà molto molto in futuro. Diciamo che nella mia lista di priorità Diablo sta molto in basso, però Diablo 4 mi è piaciuto abbastanza. Allora. No, io la cosa più vicina a Diablo che ho giocato è Sacred, quindi non conto. No, allora, Sara, partiamo da un presupposto. Sono certo che il nuovo Avatar non sarà brutto quanto quello di Shyamalan. Ma non sono... Ma, vedi, la differenza è che per il film di Shyamalan buttò via un'ora e mezza, un'ora e quaranta. Per il... Se dovesse essere tremendo... l'Avatar di Netflix butterei via circa 6 ore, no, forse 3 o 4, non mi ricordo quanto, sono 40 minuti gli episodi, giusto? Più o meno, immagino di sì. Dovrebbero essere intorno ai 40 minuti, quindi per 6 episodi sono sì, circa sì, circa 4 ore. Non credo di voler buttare via 4 ore per... Tra l'altro che aumenteranno perché ogni tanto metterò in pausa, tirerò qualche urlaccio e poi riprenderò con molta, molta calma. Quindi, no, io non credo di voler fare questo sacrificio. Cioè, non l'ho fatto per Dragon Prince, cioè... Nel frattempo... Salve popolo amicatore del web, io sono sempre semplicemente Doc e benvenuti a un nuovo appuntamento con Doc Reaction, la rubrica in cui io e voi ci guardiamo qualcosa di bello online. Qui come sempre il mio fratello di madre diversa, il buon Riccardo dell'Operino di Carta. Prima di proseguire con questa live vi ricordo di supportarci e seguirci su tutti i nostri social che trovate qui sotto in descrizione, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Twitch e soprattutto i nostri due canali Telegram per rimanere sempre aggiornati su tutte le live future, video futuri, progetti futuri e yada yada yada. Oggi siamo qui per proseguire finalmente su Hazbin Hotel, ancora non riesco a credere che finalmente c'è, finalmente è uscito e finalmente lo stiamo vedendo. Sono esiste, gasatissimo, signori, oggi vedremo 3 episodi, 2, 3, 4 e oggi è il 25, oggi ne escono altri 2, quindi pensa che bello, finite la live e poi andiamo a vedere gli altri. Andata, no. Andata, mi piace. Bellissimo. No, allora, quel post, parliamone un attimo di quel post. Come cazzo si chiama la serie, non me lo ricordo già più. Iwagu? Ah, quella proprio la... Iwaju. Allora, in realtà, e tra l'altro io l'avevo anche confusa con un'altra che... con un'altra che invece però sarà su Cartoon Network, sempre di ambito africano. Questa cosa, cioè, potrei anche essere interessato a livello concettuale, anche perché so che doveva essere inizialmente un altro insieme di cortometraggi come Generation Fire. Poi ci hanno voluto fare la serie. La
diciamo che le immagini di promozione non è che facciano proprio urlare al miracolo. Sono un attimo confuso da una cosa. Tutto negli anime. Esiste un anime che si chiama Roma Revengers? Excuse me? Immagino intenda Tokyo Revengers, però ho visto quel Roma Revengers. Dovrebbe essere Tokyo Revengers. Adesso voglio uno spin-off italiano di Tokyo Revengers. Ora ce l'abbiamo già. Ma ce l'abbiamo già, si chiama Romanzo Criminale. No, ma quello è bello! Lo so! Quello è bello però! Lo so! Ragazzi, piccolo trivia orgoglio italiano. Se non avete mai visto Romanzo Criminale, fatevi questo favore. È una delle più belle cose che il nostro paese abbia mai creato in tutta la sua storia. Entrambi, serie e film. Esatto. Michele Placido al picco della sua capacità registica in quel film. Kim Ross e Stewart, meraviglioso. Favino, meraviglioso. Santa Maria, meraviglioso. Un cast della Madonna. Che poi neanche troppo, perché erano... i tre attori più grossi in quel film erano appunto Kim Ross e Stewart, Claudio Santa Maria e... Ciao iPhone, Claudio Santamaria e come si chiamano? E Favino. E tutti e tre erano abbastanza in rampa di lancio all'epoca. Tra l'altro, quindi. La Lucertola è palesemente riciclata da Frozen 2. Ora. Roma Revengers perché ci sono i Maranza, le gang, quindi la verità è ambientata a Roma, non a Tokyo. Ci sta. Sembra giusto. Allora, tolgo la musica sottofondo, vediamo un po'... Beh, Francia è fatta in Africa. Vediamo Netflix cosa ha combinato con Avatar. Incrociamo le dita. Certo, non mi riesco a incrociare le dita direttamente, devo aiutarmi con l'altra mano. Vediamo un po'. Ho paura, bimbi. Embarks on the dark path. And the world might never recover. The world needs the Avatar. It needs you, Aang. If our nation has destroyed everything in their path. If the world is gonna have any chance, it's gonna need Aang. Right. There goes the savior of the world. I've chased down every hint of the Avatar. It's my destiny. I'm not someone who can stop the Fire Nation. I don't want the responsibility. You don't have to do this alone. You have me, Tara, and a flying ball of fur. What more do you need? The world needs you. Remember what it is we're really fighting for. The ones we love. I'm the Avatar, and I'm gonna save the world. With my friends. Allora, premesso che il green screen mi fa ancora schifo, tutto il resto sembra reggere.
Per ora tutto il resto regge. E allora, sono d'accordo con Sara che ancora non sanno fare quella cicatrice su Zuko. Sono d'accordo, non so perché l'hanno fatta così piccola, ma regge. Più o meno tutto il resto regge. Il green screen, per Dio, il green screen. Ma tutto il resto c'è. Dai, voglio essere fiducioso. C'è anche Aang sta anche ridendo a un certo punto, sono contento. Nel frattempo, complimenti a me per riuscire sempre a trovare dei film immagini incredibili come questa questa katana palesemente sotto funghi allucinogeni, molto bene. Allora, sì, hai proprio, banalmente la musica è la cosa migliore di questo trailer, proprio, perché di base la musica di Avatar è sempre stata una figata enorme, in entrambe le serie, ovviamente. Allora, come ho sempre detto fin dall'inizio, almeno qui i casting sono azzeccati, almeno qui i personaggi hanno azzeccato le etnie, sì, almeno forse, quello. Forse anche troppo, cioè è tutto molto cartunesco. Non lo so, cioè sì, per carità, ci sta... Sì, Doc, ma anche te, per la miseria. Giuro che non lo faccio apposta, però è un dono, è un dono. Lo zio Airo, Bumi, ho visto Bumi che è fatto molto bene, Aang, Katara, sono tutti fatti molto bene. Allora, ho due problemi qui con questo trailer. Uno sono appunto sto cacchio di green screen che ancora non si può vedere. Tra l'altro lui col corpo in CGI è un capolavoro. Perché lui non ce l'ha mai quel fisico lì. Ma chi osai? Ma come? No, è l'attore. Ah, l'attore! Sì, va bene. L'attore che non mi ricordo come si chiama, lui non ce l'ha mai nella vita quel fisico lì. Poi un'altra cosa sono appunto le ambientazioni che ovviamente le hanno volute fare molto fedeli alla serie animata, ma mi risultano tanto cartunesche. Questa cicatrice non... Allora, in realtà è molto simile a quella originale, ma è piccola. Cioè, sinceramente più che la cicatrice pare per un occhio nero, cioè pare che gli abbiano solo dato un cazzotto nell'occhio, bella lì, non che lo abbiano letteralmente bruciato vivo. Cioè... Non lo so, Zuko non lo so, forse anche il sopracciglio sopra, ma Zuko nella serie sembrava davvero sfigurato, qui sembra solo che gli ci sia andato sopra un po' di trucco. Sì. Cioè, per la miseria. Oh, incrociamo le dita. Intanto esce tra poco. Almeno qui vedo effettivamente i dominatori che dominano, non come nel film di Shyamalan. No, allora, ho deciso che non lo confronterò con Shyamalan, perché Shyamalan non è un confronto... È come sparare sulla Croce Rossa, quindi va bene. Sì, cioè, come non lo so, è come confrontare una cucina 5 stelle col kebab baro, cioè non ci può essere partita. L'ho deciso che lo confronterò con la serie perché mi è chiaro che vogliono avvicinarci molto. Poi effettivamente diceva, mi pare Ipom l'abbia detto, che hanno già annunciato che metteranno altra roba oltre a quello che abbiamo visto nella serie. Vediamo un po'. Il kebabaro dipende dal kebabaro. Io, ragazzi, rimango sempre preoccupato per il fatto che, come ricordiamo tutti, in origine dovevano esserci anche Cognetto e Di Martino e poi hanno abbandonato il progetto per divergenze creative. E questa cosa mi fa spaventare tantissimo. Però io rimango con il mio headcanon che Cognetto e Di Martino sono stati cacciati fuori perché volevano cambiare completamente la serie e non gliel'hanno fatto fare.
voglio restare con questo headcanon fino a smentita. Voglio restare con questo headcanon. Ora, prima di iniziare con Azmin Hotel, ragazzi, nella scorsa live di Azmin Hotel ci siamo dimenticati di farvi vedere una cosa importante. Ci siamo dimenticati di farvi vedere una cosa. Merda. Arrivo. Allora, aspettate giusto un attimo, ragazzi, perché vi dobbiamo far vedere una cosa. Se vabbè, io ce l'ho qua, perché qua ce l'ho. Vabbè, io ce l'ho lì dietro appeso al muro, che non si vedrà mai un cazzo perché c'è una luce di merda. Per fortuna c'è il buon Riccardo che ve lo fa vedere meglio. Caro Lorenzo, non so se tu te lo ricordi. Questo succede quando fate fare ad hoc i regali di Natale. Esatto. Probabilmente tu non te lo ricordi, grazie a cazzo, perché è successo un anno fa. Io ti chiesi se potevi inviarmi una tua foto, che poi non è potuto. Ah, Giubone, ma... Sì, è quella volta, Riccardo. Che poi però non hai potuto fare per vari motivi. Ricorda questo, Lorenzo. Su quel disegno potevi esserci anche tu. Fava. Lorenzo, questa è cattiva. Lorenzo, potevi esserci anche tu su quel disegno. Potevi esserci anche tu. E invece no. Mi spiace. Così è. No, allora, il link dell'artista magari lo lascio in descrizione, sì, sì. Così. Il link del canale Instagram della disegnatrice che mi ha realizzato questa bellissima fanart di me e Riccardo in versione IMP. Bellissimi. Allora, devo soltanto trovare un modo per mettere da qualche parte che si veda durante le live. Magari lo metto là sopra. Oh, cazzo, comunque si vede là sopra, dai. Devo trovare, ora trovo un modo per metterlo lì. Allora. L'artista è ChatGPT, gli garberebbe. Merda. Allora. Un giorno riuscirò a disegnare così bene. Non vediamo l'ora, Sara. Non vediamo... Che cazzo succede? Ah, ecco. Non vediamo l'ora. Bene. Episodio 2. La radio ha ucciso la televisione. Che non è affatto una citazione di una canzone famosissima. Tra l'altro. Finalmente vedremo il... Immagino il secondo personaggio per il quale avevo più hype in questa serie. Hai fatto vedere a tua madre il trailer di Azmin Hotel. Da quale esorcista ti ha portato? È pur sempre un cartone animato. Va bene, dai, lo accettiamo. Vediamo un po'. Allora, tra l'altro, tutti mi hanno buttato lì questo episodio 4, che è una cosa incredibile a quanto pare. Vedremo. Molto curioso di arrivarci. Dai, fatemi vedere Vox. Ma tra l'altro, ma quanto è carina Vizi in Piazza New York a vedere le cose, il cartellone, il mega schermo con Azmin Hotel. Sì. Oh, please. You had less than half a chance when you started all this salvation bullshit. And now? Ain't no silver lining this time, Toots. Sure there is. We just have to look a little harder for it. Well, while you're looking, the rest of hell is going nuts. People are already freaking out about the news. Look at what's happening in the Doomsday District. What is it, Donkey Show? Oh, yeah, nothing. My boss, Val, is just freaked out about the news, too. Like I said, everyone's losing their shit. Yeah, that's true. Sinners are desperate. Maybe desperate enough to try anything to escape the extermination.
Oh no. Oh no. Non è una buona idea. No. Però la scena è già aperta, lo sai Riccardo? Certo che lo so. Ancora. Face my wrath. Who are you? Who am I? Who am I? I am the great serpent. Oddio, per un attimo ho pensato. Per un attimo ho pensato partisse la canzone di cosa di Spinel. Who am I? Who am I? I attacked you literally last week. We've done battle like 20 times. Well, you must have been really bad at this. Silence! Now cower! For when I've slain you, the almighty V's will finally acknowledge me as their equal. Ooh. Wait, who are the V's? Oh, nobody important. The tre V. New Vox Tech designer voyeur scopes. Peeping on the neighbors has never been more stylish. Vox Tech. Trust us with your money. This week's episode of Yeah, I Fucked Your Sister, So What? Is brought to you by Vox Tech. Trust us with Beh, ha senso, visto che sono in affari lui e Valentino. Eccolo! Now that's good television. Hello there, Velvet. How are you this hellish morning? Oh, cut the shit, boss. I need you up here now. Whatever could be the problem, lo adoro già. Your little boy toy is wrecking my department while I'm trying to pull together a show. And fuck it! Just get her off here, now! Damn it, Valentino! Oh, yeah, and here I go, Valentino. Just another fucking day with Val. Hey, hey, hey. Fuck my life. Mr. Ma quindi Box è praticamente Bezos. Beh sì. My dear people, we at Vox Tech Enterprises have always been at the forefront of innovation. And now, with this new oncoming threat, we are shifting our focus to your protection. We are pleased to announce Vox Tech Angelic Security is coming soon. Trust us. With your safety. Sir, when did we begin working on Angelic Security? 30 seconds ago. Try to get that bitch caught on the books and cancel all my appointments today. I have a fire to put out upstairs. Che figo, può viaggiare attraverso l'elettricità! No, unacceptable. You're fired. What is this? Wrist ruffles? Is it 1750? Burn it like the witches who wore it. Oh, Velvet. Carino. I can see you're busy. Tell me, where's our hot-headed friend now? Up in his tower, waiting for a flat-faced prince to calm him down. And what's got him so out of sorts today? Who knows? But he tore up my best model. And you know the show can't wait for that unlucky bitch to pull herself back together. Melissa, get over here! No, hideous. I want to die. Ew. Yes, that's the one. Oh, looks like you have everything under control here. Of course I do. Fuck you. Now, shoo. Take care of the piss baby. Okay. Va bene. Ah, Valentino. Cazzo. Oddio. Fucking finally. Kitty, another drink. Can you believe what that piece of shit did? The ungrateful whore. Which whore are we talking about this time? Dust. Who the hell else would I be talking about? That fucking slut walked out on me. Me. I fucking made him. Without me, he's just a bag of meat with some mildly entertaining holes. Angel quit? No! He didn't fucking quit. It's worse. He moved! He thinks he can just walk in here, work, and then go home somewhere else. Can you fucking believe that? He thinks he can run off and shack up with Lucifer's bimbo daughter. Angel is living with Lucifer's daughter now? Yeah, that bitch, Chalky Chandler. I don't know, something mannish like that. She's got this hotel. Mi danno un nome da uomo. What are you doing, Val? You're not going over there. That slippery twink is going to remember who owns him. I'm going to fuck everyone in that rancid shithole, I swear to God. Val!
Think about it. Our brand is perfection. And what do you think chasing whores around town will do for our image? 100% British, right. Do you want people thinking? E giustamente lui ha gli effetti sonori televisivi, no, giustamente. Exactly. And hey, you still have him under contract. He isn't going anywhere. So you should do nothing. Great idea. Now that's why they pay you the big bucks. I really wanted to shoot someone. Well, let me call up the lowest earners this month. Oh, you know me too well. You know, Angel isn't the only one spending time at this ratty hotel with the devil's princesa. Oh, who else is there? Someone who owes you money? Someone who owes us much more than money. The radio demon is there. What did Nothing you say? You heard me. Alistair came back. And he is with Lucifer's daughter. And that wasn't the first fucking thing you told me! Hey, killing Alistair is your kink. Nice. Mi sembra giusto. Radio e televisione. Oddio! I like where this is going. Thank you. Or letting your guard down, huh? Oh shit. Beh, ma allora sei stronzo, amico. Well, it looks as though I need a visit to the tailor. Best of luck, chums. Wait, you're leaving? Alistair, we need your help. We need you to do your job. We need a wall. Of course. Can't let my new project fall into disrepair already. What would the paper say? Hey, sweet cheeks. Ma è Bendy. Dai, no, no, non può non essersi ispirata. Sì, un gruppo di Bendy. And he's not even paying. Who is that? Fucking kill this whole fucking family. Fox? Fox! Aia. That fucker is back. Yeah, I thought he was gone. Attenzione. It's been 7 years. Villain song in arrivo. Wait. Fuck you. Just saying. Things have changed a lot since he Sette left anni? Town. That's for Come sure. Lilith? I gotta send a message of who's really in charge of things now. Come Lilith. Anche Lilith se n'è andata da 7 anni. I'm gonna song. Make you wish that you'd stayed gone. Say hello to a new status quo. Everyone knows that there's a brand new dawn. Turn the TV on. Top of the hour, and we're discussing a certain has-been who has been spotted cavorting around town after a 7-year absence. Did anybody miss him? Did anybody notice? More on tonight's program. So the radio demon is back in town. Why is he hanging around? What does that mean for your family? Well, Handley, I've got good news. He's a loser, a fossil, and I don't mean to sound hostile, but the demon is a coward. You can take that as gospel. Playing my viewers impossible. I'm visual. He's barely audible. Stop giving him the time of day. Don't listen to a word he'd say. I hope he had a nice vacay, but he should have stayed away. We pivoted to video. Yum is getting bloody red. È andato dal salto a gestarsi il vestito, bellissimo. Better since he split. Where's he been? Who gives a shit? Salutations. Good to be back. Oddio, è praticamente una rap battle ma senza rap. What a dated voice. Instead of a clout chasing mediocre video podcast. Is Fox insecure pursuing a lure? Living between this fat and that, is nothing working? Ignore his chirping. Every day he's got a new format. You're looking at the future. He's the shit that comes before that. Is Fox as strong as he purports? Or is it based on his support? He'd be powerless without the other bees. Now please. And he is the sugar on the cream. He asked me to join his team. I said no and now. Elon Musk versus Mark Zuckerberg. You all, tiny quick. I'll feel you suffering. Uh-oh, the TV is buffering. I'll destroy you. I'm afraid you've lost your signal. In italiano sono doppiati da due fratelli. Bello. Top. Cos'è? I'm gonna make you wish that I'd stayed gone.
tune on in when I'm done. Your status quo will know its race is run. Oh, this will be fun. Nice. Sconfitto su tutta la linea. Ma... We have a problem. Alistair is getting close to little Princess Morningstar. Allora, so our main concern now... fermi un attimo, ragazzi, perché ci sono un attimo due cosine che voglio vedere. Ah, allora... sì, vai. Allora, l'ho azzeccato perfetto. Allora, che c'è scritto su quel poster lì? Allora, probabilmente puzza, furri, brutto bastone, ok? Pessimo forse, culo. Forse un dildo. Vabbè. Irrilevante, no, sfigato, tornato da fanculo, bellissimo. Meraviglioso. Meraviglioso. No, questa effettivamente è una gran canzone del cattivo. Anzi, una doppia canzone del cattivo. Sì. Perché Alastor... Ma cosa, come? Fatto una serie di cattivi? Però non dovrebbe coprire il cazzo. Allora! Beh, no. È comunque un fottuto demone pazzo. Alastor è venuto a mancare da 7 anni come la madre di Charlie. Sì, guarda, stavo pensando la stessa cosa. A inizio puntata scorsa, Charlie diceva che Lilith è scomparsa da 7 anni. Cioè che non la sente qualcosa? Da sette anni. Dice è andata a fare qualcosa, ora non ricordo cosa. E niente, vediamo. Due demoni pazzi che fanno i pazzi, tutto normale, beh. Siamo all'inferno. Allora. Edulcorato quando si va, però. Merda. In bocca al lupo. Perché sono sicuro. Allora, questo è come Murder Draw. Sono sicuro che ci sta scritto qualcosa lì. Dai, però, vai. Buona fortuna a beccare il giusto fermo immagine. Fermo! Allora. A problem has been detected and... Vox has been shut down. Vox.x crash error airshit Alastor. Vabbè. Proprio scomparsa, ok. Check to make sure all the software, hardware, date properly, instant kill Vox for my Vortex of page. Se il problema persiste, vabbè. Quanto mi piacciono ste cazzate, ragazze. Cioè, questa è proprio è l'attenzione per i dettagliini. Cioè, stop alastor.exe. No, vabbè, bellissimo. E bene, uno dei due personaggi per il quale avevo maggiormente hype, ragazzi, non mi ha deluso, anzi, non fosse per Lucifer, per ovvi motivi, Vox sarebbe probabilmente il mio personaggio preferito. L'ho adorato fin dal primo secondo in cui vidi semplicemente il suo design che mi piacque da impazzire, e ora che posso effettivamente vedere anche la sua caratterizzazione, lo adoro. E sì, Sara, Alastor è inquietante da morire. Let's begin. I'm gonna make you wish that I'd stayed gone. Tune on in when I'm done. Your status quo will know its race is run. Oh, this will be fun. Fuck. We have a problem. Alistair is getting close. Ha dei cazzo di squali. Star, so our main concern now is ensuring that no deal. Lo amo ancora di più. And
that smiling freak. Well, how exactly are we supposed to stop it? Put something inside them. That's how I get the bitches to behave. Yeah. Well, maybe someone on the inside isn't such a bad idea. You think Angel would? That lanky prick won't even return my calls. We need someone who Little Miss Bleeding Heart would take in. Someone pathetic, desperate, with no direct ties to us. I employ every down on their luck loser this side of hell. Who the fuck is left? I think I have just the one. Dai, vediamo. Oh, how'd it go? Not a single new recruit. Yeah, well, who would want to use their last days not fucking and fighting? It's legit. Why, hello, my dear. Wait, wait, wait. I come in peace. What are you... Okay. Aggie, what's the problem? Oh, hello again. I didn't come looking for a fight. Comunque è curioso se la serie ci faranno capire e scoprire cosa, come sono finiti all'inferno. Non credo. Right. Ah, tra l'altro, se non lo sapete, Sir Felcius qui è doppiato dallo stesso doppiatore di Pizzarolli nel nuovo boss. È sempre lui. Absolutely. This place is about second chances, and who deserves one more than this Slytherin? Biga, quest'uomo a fine la fine giornata deve avere la gola a pezzi. Che se Fitzroy che se Pencius non è che c'hanno delle voci proprio normalissime. Chi ha una voce normale in sta serie? Peggy. Sir Pencius, welcome to the Has-Been Hotel. Oddio, c'è un vicchio d'oro. Thank you. You won't regret this. I give you a week. Tops. So, this is the bar and the bartender. This is the curtain, and this is the new wall after you broke the last one. Huh? And this is... You'll have to show him every detail. Sorry, I'm just so excited to have our first real guest. What the hell am I then? Well, you're an important part of our family here, Angel, but you, constantly make us look bad, sexually harass the staff, and have literally never once tried to improve? What she means is it's just nice to have someone interested for once. Over here, che è rimasto male. È rimasto malissimo. Never leave me again. We're about 80% sure she's harmless. And over here, 80%. Alistair, our gracious facility manager. You've met our newest guest, Sir Pencius. Ah, yes. You're the one who ruined my coat. I definitely remember you now. Ne vediamo tre. Why don't you give it a try? Yes, Mr. Radio Demon, sir. Please forgive me for attacking you and ruining your very lovely coat. Here. Oh, not many people have been able to take even this much off me. It must have meant quite a lot to you. Bastardo! Non ci sono più prove. I think it's important we all get to know each other. So we are going to play a little game. Everyone, follow me. My name is Charlie. I like to sing. And when we get to know each other, it's the greatest thing. My name's Sir Pencius. I like to build. And despite my stupid egg boys, I think I'm very skilled. This is stupid. This is not stupid! It's just the game! Adoro, Charlie. I am too sober for this. Well, get used to it and learn how to play. This is gonna be your whole day. Oh, I'm a bad man on the streets who never got enough hugs. Now, where's an innocent kid I can sell crack to? Wow. Okay. It's great, right? Keep going. Hey, you. No, l'hanno tolto. It's a great theater. You look like a kid who could use some devil's
dandruff? Oh, for fuck's sake. Not me. I have to go home and study. Come on, kid. It'll make you cool like me. The crackhead. The thing here is to say no to drugs. Now, excuse me, I'm to not have sexual intercourse before. Sì, no, cioè, sembra cosa, sembra lì. Wow, sembra le cose di pubblicità progresso che vedi su Rai 1, è tremendo. I'm going to bed. E lui ci è rimasto male. So proud of you, Sir Penges. That was amazing. Thank you. Thank you. You like me. You really like me. Oh, cucciolo. Pancetta. Angel, baby, come home. It's not the same without you here. I miss you. Come back. Angel, you bitch. If you don't come home, you will be fucking greasy truckers for the next year. Hey, amorcito. I didn't mean to yell, but you know how crazy you make me. You fucking slut! Hey, Angie, about earlier. Kill your whole fucking family. Work's really stressful. Little cocksucking piece of shit. You actually think you can change? Addict trash like you doesn't change. I'll see you soon, baby. Sorry. Not now, fat nuggets. E questa credo sia una delle cose, se non fosse la cosa più realistica che abbiamo visto in questa serie finora. Yes. No, ed è... You slippery little shit. You working for the V's? I fucking knew there was something shitty about you. I don't know what you're talking about. Poor bug. Get your aggressively average body off of me, fuck! What's going on? This little bitch is a traitor. Preposterous! Preposterous! You are my best friend. Uh-huh. Then explain this. Abort! Abort! SOS! Agent Pinches in need of immediate evacuation! Pinches? Wait, you were caught? It hasn't even been... A day! Please, you've got to get me out. Oddio, è cazzatissimo! We thought you could handle even something this simple. And do us a favor. If they don't kill you, go ahead and do it yourself, you miserable failure! I just make it quick, I guess. Not that I deserve it. Gladly. Wait. Calma. Calma, Maggie. Starts with sorry. That's your foot in the piccolo. Door. One simple sorry. Io sono Angelo all'inferno. Distratto dal fatto che anche il suo cappello piangeva. Ma a questo punto credo sia parte del corpo. But sorry is where it starts. Who could a dirt bag like me. Oh dio. I don't deserve your oh, magari sta ancora fingendo, eh. Can't we just kill him? Dove li ha presi Tommy Gunn? Li spawna, bravo, è il suo potere. But who hasn't been in his shoes? It starts with sorry. Sorry. Dig down deeper and say one sincere sorry. I'm so sorry. Oddio, lo amo. It'll take time to cover my vast multitude of sins, but sorry is where it begins. It starts with sorry. Perché mi sembra più Disney questo che il cazzo di Wish? Good first day. A proposito, ho cominciato a vederlo.
Ah, hai cominciato, vuol dire che l'hai droppato a un certo punto. Certo. You'll have to try harder than that next time, old pal. È sempre un piacere, Alastor. Ah, che bello. Ok. Va bene, pensavo. Vediamo, vediamo, sono curioso. Andiamo avanti. Ok, si va direttamente avanti, si discute e analizza dopo. Perfetto. Allora, prossimo episodio. Bizzy Pop ha visto troppi prodotti Disney. Beh sì, è un attimo questo il punto. Charlie è una principessa Disney perfetta. Sì. Con tutti i pro e soprattutto tutti contro. Compreso il fatto di essere scema in culo. Ma noi l'amiamo proprio per questo. Certo. Piace un sacco le musiche. Sì. Piace un sacco le musiche d'entrata. Voglio un merch di Azbin Hotel. Ma sarà il caso? Ma sarà il caso che lo facciano? Forse c'è già, dovrei andare a vedere. Io voglio Aspetta. Io voglio Porchetta in... Voglio il peluche di Porchetta. Le palle che si aprono mille pop-up a caso. Voglio il peluche di Porchetta e forse anche di Mitty. Io voglio un televisore a forma di Vox. Andata. Lo pretendo. E se non esiste lo creo io. Staying at the hotel. Pinchas was just trying to take over the city with his weird steampunk bullshit a few days ago. Well, I haven't seen him try to pull any of that here. What the hell is that? Oh, hello, purple female. It's my new invention, the Skin Flayer 11,000. I'm really looking forward to shooting the other residents. What? No, ma quindi ecco dove finisce Doofus Beats quando muore. I can sense they are planning to kill me. But when? How? I must be prepared. Ooh, the new parts of my machine are here. Sign, please. Thank you for your business. Enjoy your Carmine purchase. Carmine? As in Carmilla Carmine? You are buying parts from an overlord? Of course. She's the top weapons dealer in hell. Okay, well, that stops right now. Hey! You absolutely cannot build weapons in this hotel. No one is trying to kill you. People are being nice because they want you to feel welcome. Ja. I have my doubts. Well, it's true. You have to trust us. But I don't. Well, why don't we focus on that for today's activities? No, oddio, l'adoro. Ground rules. No more building weapons. No more plotting against other guests. And you need to get rid of these things. Oh, what did I just say? What did I just say? What? Not my little egg boys. They do my evil bidding for me. Do you want to stay here and redeem yourself? Yes. Then no more eggs. All right, eggies. You've got to go. Dai, può tenere gli ovetti. Ciao, Sara. A dopo. Allora lo sai, sbatte proprio il cazzo. Lo... Vabbè. No, ma certamente lo faranno il merchandise di Azbin Hotel. Cioè, sarebbe stupido non fo' Cristo santo. Ma che cazzo? Pinchas's eggs are all over the place and I need you to get rid of them. Ma che cazzo? I have questions, Mr. Alastor. I suppose I can take care of that on my outing today. Great. That looks disgusting. Hi guys. Thanks for coming. It's been brought to our attention that there may be a little tension in the hotel. Tension that can be counterproductive to what we're trying to do here. We think that this
benefit from chest exercises. Chest exercises. Oh shit. Maggie, we rehearsed this. We're doing trust exercises. So, what's with the whole, this? I'm not about to put on some show for these fucking chumps. Oh, I will. But it's cash up front. And I know that one can't afford me. Gross! I'd never think of it, Spider. Right. Well, let's get started. Charlie? Actually, I thought maybe you could take the lead on this one. I trust everyone, so maybe you'd know better about how to build it properly. What? Cosa? I don't know if I'm qualified to... Oh, come on! It'll be easy. I'm sure you can handle this. Yeah. No, non può. Sure, I can handle this. No problem. All right, so we are starting with trust falls. Each of you are going to share something vulnerable with the group about yourself and then fall backwards while the rest of the group catches you. Got it? Who wants to go first? Me. All right, get on up here. I love you guys. I really love you. Gotcha. That felt good. Angel, why don't you go next? Fine. This time everyone needs to catch him, okay? Unless you want me to hurt you. Something about myself, huh? Well, how about this? I love to suck. I swear to fuck if you say dicks. Popsicles, you sicko. Get your mind out of the gutter. But you know, dicks too. All right, new guy. You're up. Oh no. Don't want to live without my minions. Nobody catch me. Damn it. That's great. Wow, you are slimy. Okay, good job. Lo adoro. Sometimes I kill mother bugs in front of their children as a warning to others. Cristo, non lei è inquietante, aspetta. Perfino per gli standard dell'inferno lei è inquietante. E sta continuando a farlo, tra l'altro. I got this, okay? I'll figure something out. If you're in the market for some ideas, I got just the thing for some trust building. What do you have in mind? Oh boy, what's the plan, boss? I like your suit. What are the antlers for? Can I touch your staff thing? Are those your ears or is it your hair? Oh, Alistair, how fair be this day. Ma che è sta voce fighissima? Follow in silence if you value your shell. Greetings, bestial. The weather lovely comes fine day. Indeed. Looks like we might have some acid rain this afternoon. If our luck doth hold, I do revel in the screams. How art thou? It has been age since thou hast graced us with thy presence. Some have spun wild tales of you falling to holy arms. Oh, I just took a well-earned sabbatical, nothing serious. Questa sì che sembra una voce venuta dall'inferno, cazzo! There too hath been rumor of thy involvement with the princess and her recent flight to fancy. Tell me, how dost thou fall in such folly? That is for me to know. But please, do guess. I'd love to know the theories. T'would be grander folly by far to assume the workings of your mind, Alistair. Thou hast been naught but an enigma since thy manifested in this realm. Coming from someone as ancient as you, I take that as quite the compliment. No, I have a very important task for you. Stay here and guard the front until I return. Oh, look! Frank is up there! Frank! We have names? We have names? Franco! Comunque mi fa... Oh, ma questa è gente importante! Sai che sono gli Overlord! Ma quindi... esiste gente con cui Alistair effettivamente va d'accordo? No, allora credo sia più
tipo un discorso di concorrenza. Cioè, sono i classici due. Welcome, sovereign overlords. I've invited you all here because you represent the controlling powers of our city. Together you own millions of souls. Souls at risk with the new extermination schedule. We need to discuss what can be done to minimize the impact to our interest. Zestil, so good to see you, my friend. Enchanted as always, Camilla. Alistair? Yes, I know. I've been absent some time. I'm sure you've all been wondering. Not really. But welcome back in any case. This year's extermination was brutal. Far more even than years past. We have assessed that about 16% of the population was lost. With the Angelic Legions now returning twice as quickly, I think it prudent. Yes, I've got it handled, Vox. Are you doubting me? Really? Me? That's what I thought. Yes, I know. They're all a joke. Thank you, V. See you soon. Kisses, darling. Nice of you to join us, Velvet. Will your colleagues be joining? No, they have better shit to do than to listen to an old windbag who thinks she's tough shit. I'm here to represent. Charming. So, as I was saying, we need to discuss. Yes. On the subject of discussion. Oh, tasty. Where did you get this? We found it during extermination day. If these holy rollers can be killed, the game has changed. We can take the fight to them. The boys and I have come up with a full assault plan. Nice. If it be true, thee and thy colleagues desire to war with such meager proof, thou art far more foolish than I bethought. Meager proof? It's a dead fucking exorcist. I'd say that's pretty fucking definitive. You going blind, old man? We know not how this perished. Mayhaps 'twas not by a demon's hand at all. If we rush to war without knowing mightn't, they purge all of hell for daring an uprising. It could happen, though. Right, that's possible. That's possible, I suppose. Oh, I get it. So Grandpa is too pussy to fight, so I guess there's no point, right? Oh, what's the matter, fossil? Too senile to make a real power grab? You better show some respect! Mi ricordo vagamente il rapporto tra vecchi e nuovi dei di American Gods. Più o meno, sì. You've got it twisted. I'm not the one who needs a new attitude. Maybe you missed it. But I'm that hashtag bitch, and I will do nothing less than what I please. Woo! I'm the backbone of the V's. Mad that I acted respectless. Well, it's 'cause no one could respect this. Sorry, group attending. Since when are overlords too scared to fight? You're long past trending. Sorry, babe, but I ain't swiping right. You lost your relevance. We can't act without more intelligence. Ugh, no wonder I'm so respectless. I could eat you lot for breakfast. You and the bees are inane and uninformed. Smug wannabes who don't heed when you've been warned. Did I strike a nerve? 'Cause when I brought out the angel's head, couldn't help but observe that your wrinkled face was turning red. And why are you avoiding war? That's what the guns you sell are for. Thanks to my being respectless, one thing I'm starting to suspect is you know why this angel's headless. Do you have a disclosure? This meeting's over! That was a productive meeting. Fine. Safe travels back to the nursing home, fuckers. Kiss my ass. What the hell? We literally just got here. Ok, lei è il genio del gruppo, abbiamo capito. Sì. Okay. Well, that's interesting. You, little egg creature, I have a job for you. Oh, yes, boss. Follow them. Oh. Frank! Certo, Frank! Angel! What the actual fuck?
No activity requires more trust than BDSM, baby. Anche no. Salve, signor Twitch, è un piacere. That's their motto. Angel. Okay. But no stronger bond, the bondage. Mi sembra giusto. You know, I don't hate this. I'm ready to punish some bad boys. No, seriamente, Nitti, che problemi hai? Okay. Hello. There. Hi. Oh, I can't fucking believe I like non ci credo. Change bondage. You know, maybe I can just help. No. I told you could trust me, and I'm not gonna let you down. I just need to teach them the way I was taught. This is how you learn to dress people? Ho delle domande, Peggy. Ma non so. Ma è nell'esercito, Peggy. E mi sa. E mi sa che quella di prima non era una gag. Mi sa che è vero. This is the only way they'll learn, Charlie. No, it's not. There are other ways. It just takes time. Time we don't have. How many exterminations will have gone by before these idiots get their shit together? How many times will we have to watch your people be killed before we make headway? Faggy. I took charge today, and it all went sideways. I'm supposed to make your dreams a reality. I'm supposed to protect you. I'm supposed to never fail you. I blame you for this, you crazy bitch. You didn't. Faggy, you're not. If I can't help you, what's the point of me? Bellissimo le qui c'è un momento drammatico, se ne facevano le bestemmie di quegli altri in sottofondo. I'm sorry. I'd like to be alone for a minute. Made it. Let's go home, guys. I just walked up all those stairs. Sì, ma Nitti è ancora giù a ammazzare gente, probabilmente. Camilla, what troubles thou? Losing thy composure is unlike thee. It's nothing, Zestial, really. The veiled angel. T'was by thy hand, was it not? Let's not talk about it. Mom, maybe he should know. Nobody should know. I did what I had to do. I am not discussing this. Ah, ok, mistero già risolto. What weighs on your soul, old friend? Però c'è qualcosa che non mi torna. To share the load. If it was thou who slew the angel, why not let your strength be known? I always thought that I would keep blood off my face. Questi due scopano comunque. Sì. Palese. E tra l'altro, raga, ci penso, se non sbaglio, nel pilot di Azimio Hotel, quando la Shenquin, c'è lei che apre la tenda, c'è Zesti al dietro. Non era l'altra, non era quella col cappello. Dopo lo vado a vedere. Ok, sono un po' confuso. I'll be your armor.
perché sto iniziando a sospettare che non sia un caso che le stanno facendo vedere insieme? C'è molto di cui parlare dopo, ragazzi. So, what did you hear? Farms, the old guy was all, you're not yourself. You're the one who killed the android. And she was all, whatever it takes. What was that last thing? She killed the angel. Interesting. Let's keep this between us. You got it, boss. Ok. Grande, Frank! Grande! Beh, è ovvio, insomma. No, no, I'm sorry. I'm sorry, I put pressure on you. We work as a team. I guess I just thought all this would be easier, but we'll figure it out together. I mean, look what your exercise did for them. And then, when that buff guy started beating the shit out of you. Yeah, with the dismembered arm, yes. That was particularly unpleasant. I like that part. Well, at least you can take a beating like a champ. You did okay, little kid. Really? I suppose I did get into a little of the old rough and tumble today. And, thank you for pulling me out of there. Vabbè, dai, meglio di un calcio nel culo. Well, how about that? Alistair! Failed to get rid of the eggs, I see. Yes, well, the little monsters proved to be rather useful. Why don't you give them back to Pentius? Really? Yeah. After today, I guess I can trust you with them. But seriously, no more weapons. Ah, my eggs! Yay! Ah, no good to have you back. Now go clean my quarters this instant! Maybe things will move faster than you think. Ah, how was your day with Alistair, my minions? It was awesome, boss. I went to this meeting, and there was a knife lady, an old guy, and a dinosaur. That's nice. And the knife lady killed an angel, and I was not supposed to talk about it. Oh, I'm so sure, and maybe you'll meet Martians tomorrow, but now is time for sleep. Meno male che stupido. Sì. Ora si sveglia. Ok, no, è stupido. Meno male che è stupido. Meno male che è scemo. No, più che altro Alastro lo avrebbe affettato. Sì. Ciao Sara, bentornata. Non fai una canzone in diretta a caso, ci deve essere un collegamento. Qui il collegamento poteva anche essere banalmente tematico. Però sì. No, lì banalmente ci sta, cioè, è una teoria con un fondo. Lì appunto probabilmente più per la tematica delle due canzoni che hanno fatto il parallelismo, però non lo so, più le vedevo l'una accanto all'altra e più sì, però cioè è stato sì, però non credo, perché è stato sottolineato più volte che Veggie è una dannata, quindi se sì. Fosse sua figlia dovrebbe essere una nativa dell'inferno. Cioè, magari poi non è vero, l'hanno retconnato e non so cosa. Ma gli Overlord non sono tutti dannati. Gli Overlord sono tutti dannati, sì, ma... E Carmilla no? Effettivamente dovrebbe esserlo anche Carmilla. Vabbè, io sapevo stavo riflettendo che se Veggie fosse figlia di Carmilla, Carmilla l'avrebbe fatta una volta all'inferno, però effettivamente... Potrebbe essere una famiglia che è morta tutta insieme, tra cui Carmilla, che effettivamente vende armi, Veggie è pratica di combattimento. Più ci penso e più mi sembra una teoria plausibile. Cioè, voglio dire, ragazzi, Carmilla Carmine, non mi sembra proprio un nome da demone. Sì, vabbè. Gli Overlord sono tutti dannati, sì, sì. No, è che stavo riflettendo sul fatto che Carmilla... se fosse la madre di Veggie l'avrebbe fatta
quando era già all'inferno, quindi Peggy sarebbe teoricamente una nativa dell'inferno nata da una dannata. Però effettivamente potrebbero essere state effettivamente genitori e figli morti tutti quanti, finiti tutti quanti all'inferno, perché insomma comunque commerciano armi. Lei ha già ha due figlie e potrebbe averne una terza? È una teoria che ritengo passabile. È una teoria che ritengo passabile, finché non lo dicono picche, ma per il momento... Ah, a proposito di... Magari Carmilla si stava semplicemente riferendo alle due figlie che aveva lì. A proposito di figlie e eccetera, ricordate ragazzi quando noi abbiamo conosciuto Beelzebub in Hell of a Boss? Che chi se lo scorda? Sì, a quanto pare mi è capitato di scoprire che in realtà quella non è Beelzebub. Excuse me, what? Quella è Beelzebub. È B trattino Zebub. Doc, non c'era bisogno che tu mi facessi odiare ancora di più quella puntata. No, è che è letteralmente un altro personaggio. È la figlia di Beelzebub. Ah, così a random. Ok, va bene, lo accetto. Cioè, mi è capitato proprio a caso di scoprire questa cosa. E che tra l'altro è la figlia di Beelzebub e di Cerbero. Questo spiega molte cose e apre a moltissime altre domande. Sì. Spiega l'aspetto canino e il suo attivismo nei confronti appunto dei segugi infernali. E io, quando ho letto questa cosa, nella mia mente hanno iniziato a balenare 3000 teorie. Aspetta, che cazzo c'entra Cerbero? Perché lì cosa? Vuoi dire che vi si è creato una specie di multiverso infernale in cui ci sono creature anche di altri inferni? Ma veramente Cerbero stava nell'inferno dantesco, quindi... Sì, e poi mi sono ricordato... Ah no, aspetta, Cerbero stava pure nell'inferno di Dante. addio le teorie belle. E vabbè. E quindi ho scoperto questa cosa. Perfetto. Va bene, lo accetto. Sicuro che non è una fanboiata. Dov'era, nella wiki? Sì, mi pare, l'ho letto dentro la wiki. L'ho letto. Poi... Vediamo, magari lo diranno in Hell of a Boss se si ricordano che c'è una trama. Vediamo un po'. A proposito di trama, quella che sembrava essere la trama della serie qui, invece... Cioè... Poi ne parliamo. Prego. Vediamo l'episodio, perché qui, ragazzi, c'è parecchio di cui parlare. Il plot è beginnato. Sì, infatti potrebbe esserlo, non lo so, bisogna un attimo vedere dove l'ha trovata Doc questa informazione, poi se ne parla magari a fine episodio, se ne parla in chiusura. Ecco, qui volevo arrivare. Il famoso episodio 4. Il mitico episodio 4, di cui ho visto un'immagine soltanto e... Porca tro... Cazzo, no... Finally awake, angel dust. Yeah. And what's it to you? I want you to tell me where your boss stashes his vault. It's hilarious you think I tell you anything. Fine! I guess I'll just have to fuck the information out of you. Do your worst. Daddy. Oh, yeah, baby. You know, this performance won me a sex XX award. It's, very honest. Oh. Ew. Oh, daddy. Okay, enough of that. Angel, what the fuck? What? You said it was show and tell day. I'm showing you my best film, and I'm telling you that it scored me a win over that bitch Tiffany Titfucker. You know, mi sembra giusto. Interrogation scene. Hey, kid, what makes you think you have any right to insult my work to my fucking face? You really gonna sit there and act like these scripts ain't hot garbage? Fuck you. This is classy art. Beh,
Quest'altra. Everyone likes to bitch to the bartender. I know everything about you and these motherfuckers at this point. That one is an insecure buffoon whose lonely ass watches you idiot sleep. Princess is a bleeding heart who wants to solve everybody else's problems except her own. What? No, I... What? Nice. This one judges everyone and everything because she hates herself. And Nifty? Yeah. You don't even want to know what her deal is. You weren't kidding! Wow. Ah, ho capito. Questo è l'episodio in cui parte la ship, vero? Mi sa. Don't get me. Ok. I see right through you and all this bullshit and how fake you are. Oh, me? Fake? Wow, I had no idea. Guess that's why I'm an actor, dumbass. And hold that thought. Hello? Yeah, I'm No, I just... La best ship. No, I'm not. Va bene. But, yeah. I'll be right there. Well, looks like Val needs me for an emergency shoot. Mm-hmm, sure. You know what? Fuck you. I don't give a shit what some drunk-ass bartender thinks of me. So why don't you just crawl back to whatever cave you came from, porn critic? Angel, you can't leave yet. We haven't finished our exercises for the day. I'm sure you'll manage without me. There isn't much time left for the hotel to prove itself. Dollface, it's my job. I know you want to fix everything, but unless you can fix my boss, there's nothing you can do. Ugh, why is this so hard? What am I doing wrong? E penso tecnicamente lei potrebbe, se solo volesse, ma è troppo buona per provarci. Sì, credo... Sì, probabilmente lei è a più potere di tutti gli altri in quella stanza messi insieme. Ecco! Vaghi l'ha appena detto! Ecco! Okay. Aggressive kindness. Aggressively kind to Angel's boss. Ruthless aggression. Him to let Angel spend more time at the hotel. Sure, whatever gets you there, babe. No, non è quello. Al contrario. No. Oh, Daddy, do you really expect me to memorize this whole script? Just improv it. Do you think anyone watches for the dialogue? Action. Beh. Oh, no. Oh boh, salve signor Twitch, salve di nuovo. I guess I'll have to do all of you. So, what are you gonna do to me? Charlie? My name's Rocky. No one gets it. This is where the magic happens. Oh, wow, that is... What in the ever-loving fuck are you doing here? I am the princess of hell, Angel, and I go where I please! I'm here to get you some time off at the hotel. Now, where's your boss? Oh, no. Oh, no, Charlie. I'm going nowhere near there. Angel, what is the fucking holdup? I'm coming! Not off camera, you're not! Please. Wait until I'm done working and we will talk about this, I promise. But first, you gotta go. Ah, your majesty. Oh, shit. Welcome to my humble sex dungeon. What can I do for such a... No, thank you. Lovely specimen. You don't want to roll, do you? Because I could make you a star. Make us both richer than, well, your papito. Fuck no! I'm sorry. Aggressively kindly speak with you about Angel. Later, of course. I wouldn't want to stand in the way of your work. Well then, make yourself comfortable, your majesty. Your papito. And enjoy the show. Well, let's take this shit from the top. Action! Oh, well, Mr. Roberts, I sure hope you don't hurt me with those big guns of yours. Don't move, you spicy little... cock sleeve, or else silence. Cut! What the fuck is going on with this? Ooh, I'm sorry. Were we too loud? I was just telling him about the Hazman Hotel. Not at all, princess. It doesn't bother me one bit. You know, this scene feels awfully violent. If you want help with the script, maybe I can pitch some scenarios that are more wholesome. Okay,
Okay. Okay, that's on fire. È una falena. Bellissimo. È una cazzo di falena. Don't you worry your pretty blonde head about it. We have people for that. Angel, can I see you in your dressing room for a moment? Oh, signore. Inquietante a merda questo. Sal, I... You really think you can have Lucifer's little bitch fight your battles for you? Sal, please, I'm sorry she... You bring her here to protect you? To fuck with me? You think she can get you out of work? No, no, that's not what I'm trying to do. No! You know she can't do anything. I own you, or have you forgotten that? Anthony. When I say okay. Come, you say... Yes, Valentino. When I say you are fucking 20 guys before lunch, you say... Yes, Valentino. When I say you better get that fucking cunt out of my studio, you say... You say... Look, Val, she just... gets involved in everything. I'll tell her to leave. Just don't hurt her. I have killed bitches for less than this attitude you're giving me. You're lucky you make me money. Now you're gonna go get rid of her and then you're filming all night. Get me? Yes, Val. Good. All right, get your asses back on set and we are taking this from the top. What makes you think you can treat him like that? Charlie, just stop! Angel, what are you talking about? Charlie, leave! But... I didn't want you to come here. I already asked you to leave, and you didn't listen. You made things worse. I just wanted to help you. Well, you ain't! You actually want to help me? Get the fuck out of here! Right now, and let me finish my work. I didn't... mean to. I'm so sorry. Good boy. And action. Boom. Ah, eccolo. Ah, eccola Poison. Guarda. Odiavamo già tutti Valentino, ma qui è tanta roba. Tomorrow.
Boca tro- boia, boia de. I need a drink. The hottest you can make. You look like shit. Not possible. Just a long shoot. Nothing more. Set. Oh, I said a strong one. Excuse me. Didn't realize this was a drink of the forget kind of night. Oh, I forgot. You're the wise old bartender who's seen it all. Get the fuck over yourself and pour me a red drink. Look, if you got a problem, you're not going to find the solution at the bottom of a bottle. I should know. I've been looking there a long time. No, sure. Then where should I look? In your bedroom, maybe? Under the covers? Maybe we can go look together. Don't even start. Oh, come on. I bet I can make those wings flap. Stop! Fucking Christ! You can cut the act already. It's never gonna work on me, so all you're doing is making an ass out of yourself with this fake bullshit. Call me fake one more time, motherfucker! I dare you. It's fake. Fucking asshole! Done? You know what? You would be fucking lucky to get a chance to fuck me! You know how much I'm worth? You know how many people would kill to have angel dust come on to them? Fuck you! Have fun being a lonely piece of shit! Oh, the hell? Angel, where are you going? Out! Husk, what did you do? Made him a drink. Oh, no. He looked really upset. It's just Angel. He'll be fine. I'm not so sure. I really messed up at the studio today, and he got... It wasn't good, okay? Gee, sounds like someone should go after him. Someone named Husk. Oh, you gotta be fucking kidding me. Why don't you go if you're so worried? Because I'm not the one who sent him storming out. You caused it, you drag him back. No, no. Don't force him back. Just make sure he's safe. I pushed too hard earlier, and I only made things worse. Look, he'll come back when he's ready. I just don't want anything to happen to him until then. Now, if you'll excuse me, I'm going to go write 100 apology letters and a lesson plan for tomorrow about boundaries. Io voglio vedere prima o poi un episodio in cui lei finalmente sbrocca. Ne ho bisogno. Devo vedere, devo vedere Charlie sbroccare con qualcuno. E soprattutto voglio vedere Lucifero sbroccare. Ci sono già centinaia di fan art in giro con su Lucifero che reagisce al fatto che Val abbia fatto proposte a sua figlia. Tipo, ciao papà! Allora, oggi è successo questo. Che ha fatto Val? Lo va a prendere con le legioni dell'inferno. Devo farlo fuori. Nice try, fuckhead. Let's go. What the? Hey! Figo, usa le carte. What the actual fuck are you doing here? Let go of me. Figo. No, I'm taking you back to the hotel. Quanto adoro i personaggi che combattono con le carte del poker. Li adoro. Ho sempre dei figli. You just let people drug you all the time? You think I ask for it? I don't ask for any of this shit. I didn't ask to be this way. I didn't ask for Charlie to save me. I didn't ask for you to save me. I can handle myself. Really? Because I just saw someone self-destructing. It seems like, I don't know, you might need a bartender to talk to. Oh, so now you're gonna act like you give a shit about me? You think after how you treated me, I'm gonna open up to you? Please. Maybe I'd treat you better if you were real and not some bullshit version of yourself, always pushing my boundaries. Let me tell you, nobody in that hotel cares who you are, how famous, how hot. So you might as well just cut the act. It's not an act. It's who I need to be. And this is my escape, where I can forget about it all, how much I hate everything. A place where I can get high and not have to think about how much it hurts. And maybe if I can ruin myself enough in the process, if I end up broken, I won't be his favorite toy anymore.
and maybe he'll let me go. Cucciola. I was an overlord once, you know. Scusa? Come scusa? And it was nice to have that. E me lo dici così? But when you're dealing in souls, while also being a gambler, the stakes are pretty high. And losing a few hands can be more than a little dangerous. So when you're down on your luck, you turn to anything to keep you afloat, even making deals yourself. So I know what it's like to regret the choices made. And knowing you can't take it back. So ecco perché non poteva dire di no ad Alastor. Existence seems fucking hopeless. You're feeling filthy as a dive bar bathroom stall. Can't face the world sober and dopeless. You've lost your way. You think your life is wrecked. Well, let me just say you're correct. What? You're a loser, baby, a loser, goddamn baby. You're a fucked up little whiny bitch. Hey. You're a loser just like me. Thanks, asshole. You're a snooze loser, and only one-star reviewer. You're a power bottom at rock bottom, but you got company. This is supposed to make me feel better? There was a time I thought that no one could relate. Sì. The gruesome ways in which I'm damaged. But letting walls down, it can sometimes set you straight. We're all living in the same shit sandwich. I sold my soul to a psychopathic freak. And you think that makes you unique? Get out of here. We're both losers, baby, we're losers. It's okay to be a coked up dick-sucking hoe. Maybe that's fine by me. I'm a loser, honey, a schmoozer, and a dummy. But at least I know I'm not alone. You're a loser just like me. I got an appetite for gambling. I got an appetite for sampling every drug and sex toy I can find. Go ahead, baby, sing that song. Come on. I got no holes left to deflower. I sold my soul to save my power. Now I'm on that demon's leash. I'm trapped in it, gets worse with every hour. You're a loser, baby. A loser, but just maybe if we eat shit together, things will end differently. It's time to lose yourself, loathing. Excuse yourself, let hope in, baby. Play your card, be who you are. A loser, just like... There he is! They're fucking singing! Get him! Scattano. Stay down. I'll deal with this. You're fucking dead. You eat lead, sucker. Nice. Adoro. I told you, I can handle myself, baby. No, seriamente, dove li tieni Tommy Gun? No, aspetta, no, non voglio saperlo. Well, that was something I didn't expect to see. Like I said, you don't know me. Sex ain't the only thing I'm good at. Good to know, because this guy ain't half bad. Ora scopate, però, per favore. He had like 3 bills. And it took him like 30 minutes to count it. His eyes are so shit. And this is the guy you gotta take orders from? I know. What a fucking joke, right? I'm so sorry, Angel. I promise I won't ever, 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 Charlie, it's fine. I get it. Thanks for caring about me.
I think this is yours. Okay, Missy. He said forgave me. Adorabile. Hey, how about that drink? You read my mind. Nice. Bello. Bello. Brava Vizi. Brava Vizi. No, io adoro troppo il controsenso del fatto che, giustamente, essendo Charlie nata all'inferno, quindi non è stata mandata lì, c'è nata, quindi di conseguenza lei è letteralmente la persona più buona che ci sta nell'universo. Sì! Bellissima, bellissima puntata, davvero. Allora, siamo tutti d'accordo che Vizi ha creato questa serie per Angel Dust. Sembra palesemente più protagonista lui che Charlie, effettivamente. Charlie è protagonista, per modo di dire, è Angel Dust il protagonista di Azbin Hotel. Banalmente Angel Dust è il personaggio secondario che ruba lo show rispetto al protagonista, che praticamente c'è in ogni serie, anime, cartone, o che è Vegeta. Cioè, nel senso, tutti amano Vegeta, nessuno piace Goku, capisci? Cioè, per dire, chi sei nato in paradiso sia stronzo, mi sa. L'avete visto Adam, no? L'avete visto Adam? E lui neanche c'è nato. lui neanche c'è nato in paradiso. Ridendo e scherzando, mi chiedo effettivamente che cazzo ci fa Adam come capo degli angeli, quando tecnicamente lui dovrebbe essere un peccatore come tutti gli altri. No, probabilmente è soltanto un... Anzi, a maggior ragione, nel senso, i peccatori finiscono all'inferno e diventano overlord. Quelli più buoni, tra virgolette, finiscono in paradiso e cosa diventano? No, però, nel senso, comunque, cioè, la mela, il primo peccato, cioè, qui... Visi ha reinventato con... Ok, il peccato l'ha fatto solo Eva e basta, e Adam stava per i cazzi suoi. Sì, mi sa di sì. Anzi, a questo punto sono curioso di vedere dove sta Eve. Sì, vorrei vedere Eva, effettivamente. Cioè, Adam la ragazza è letteralmente... È praticamente il tizio incompetente che però c'ha il... C'è il posto di lavoro importante perché letteralmente... Sì, è lo yes man. No, perché è letteralmente il figlio del papà dell'azienda. È vero. È un incrocio tra uno yes man e un raccomandato. È Shane McMahon, Adam, praticamente. Santi Dio. È Shane McMahon. Allora, da che cosa iniziamo a parlare? Perché c'è tanta roba di cui parlare in questi tre episodi. Io voglio parlare... Sette anni. Sette fottuti anni. Cioè, sta ritornando questa cosa continua del sette anni. Lilith è scomparsa per sette anni. Lilith è scomparsa da sette anni. Alastor se n'è andato sette anni fa e ora è tornato. E tra l'altro, cos'è che gli dice il tizio ragno ad Alastor riguardo le armate angeliche? Era nella puntata precedente, gli dice qualcosa riguardo... c'è qualcosa con le armate angeliche, una roba del genere, come se Alastor avesse combattuto con le armate angeliche. Aspetta. Ma magari ho inteso male io. Tu dici quando ha parlato con Zexial? Sì. Allora, un attimo. Con Vexial. Comunque, io ancora non ho inquadrato bene Alastor, non riesco a capire cosa trama, ma comunque non penso cerchi un patto con... Allora, non lo so, Alastor mi sembra uno che si fa abbastanza gli affari suoi. Forse c'ha qualche... Ho una mezza idea che abbia una specie di rivalità con Lucifero.
la c'ho quest'idea che potrebbe avere una specie di non lo so, si credeva molto, lo credevano morto per mano degli angeli, ok, sono sterminatori, cioè secondo me esistono due tipi di angeli, quelli che vivono in paradiso e quelli che gli angeli e poi gli angeli sterminatori che sono spaventosi, sembrano demoni a forma di angelo. Ok, sì, si pensava che gli avessero ucciso gli angeli, ok, chiaro. Tra l'altro, quanto cazzo è figo Zextial? Abbastanza, sì. È un ragnone con un vestito come il Conte Dracula, ma ha un suo perché. E tra l'altro, a quanto pare, sembra essere probabilmente il più vecchio della compagnia qui in giro. È uno degli Overlord più antichi, sicuramente. Infatti, come ti ho detto, probabilmente con gli Overlord si sono un po' ispirati a American Gods, perché c'è questa questo contrasto che si vede con Vox e Alastor, con la Velvet e Carmilla, che mi ricorda vagamente lo scontro tra vecchi e nuovi dei di American Gods. Sì. Probabilmente si sono ispirati a quello, perché c'è questo tema dei vecchi Overlord contro nuovi Overlord che stanno gli stanno alle calcagna, in pratica. È una roba interessante. Gli occhi non tradiscono la storia per niente. Allora, io voglio vedere se... Mi ricordavo bene! C'è Zestia nel pilot di Azzurro Hotel insieme a Carmilla. Perfetto. Questo... Allora era questo. No, pensavo un'altra immagine, ma ok, chiaro. Questi due scopano sì. Tantissimo. Ma da millenni? Scopano tantissimo questi due. Ma poi allora io devo vedere un attimo chi cazzo è il doppiatore di Destial. E ha fatto un bel lavoro. Allora. Per il resto, gran serie. Sta continuando ad essere una gran serie a Azzurro Hotel. Complimenti. Forse arrivare su Amazon gli ha fatto bene. Forse. Vabbè. Vediamo. James Monroe Englehart. Il nome è un programma proprio. È il doppiatore del genio di Aladdin, però nel musical di Broadway. È mica male! Mica male! Cioè, minchia! Effettivamente c'era scritto da tutte le parti che hanno preso un sacco di gente da Broadway per questa serie. È anche Asmodeus! È anche il doppiatore di Asmodeus e Vortex in Hell of a Boss. Solo che lì c'erano delle voci normali, mentre Zestia c'ha la voce incredibile, epica, power, che te lo fa venire duro. Cioè, ok. Mica male. No bad indeed. Le figlie sono tipo adottive, nate all'inferno. Le figlie di Carmilla bisognerebbe vedere un attimo, perché c'è un po' di casino lì, anche perché non si è mai capito bene come funzionino anche banalmente le somiglianze tra gli abitanti dell'inferno. C'è talmente tanta differenza e nessuno ci fa caso che è complicato anche capire chi possa essere relazionato con chi. Sulla wiki c'è scritto che Carmilla è un demone e non un dannato. Ok, interesting. No, sono allora confuso. No, non... Sono confuso. Cioè, ripeto, banalmente, Carmilla Carmine non mi sembra un nome da demone. Beh, Carmilla era la vampira di accanto a Dracula, quindi...
ok, sì, Carmilla, sì, ma Carmine, cioè... È perché suonava esotico. Ha capito, ma cazzo, gli altri Overlord, che sono ex umani, Zestial, Alastor, ma che cazzo, lei Carmine, ma che cazzo, Vizi, che ti devo dire? Fai un po' di pace col cervello, che cazzo. Allora... No, vabbè, è una delle tante, è uno dei tanti problemi dell'ambientazione, eh. Non è che stiamo a girarci troppo intorno. Vizi, con tutto che ha realizzato uno show veramente molto carino, ha ancora diversi e svariati problemi con l'ambientazione. E la differenza che c'è tra demoni, dannati e robe... Grazie. Non è ancora, cioè, è ancora da capire. Allora, forse Alastor ha un piano per Lucifero, prendendo di mira la figlia stile Ursula. Nice. Lilith is cooking something. Non farmi rispondere, Doc, non con queste immagini davanti. No, allora... Yeah. Io ho semplicemente scritto... No orni posting qui. Io ho semplicemente scritto... Allora, io ho semplicemente scritto Asvinotel Lilith, che poi il 90% delle sue immagini sono kinky, sono cazzi loro. Cioè... Letteralmente. per chi nasce l'inferno... allora, Sara, sì, tutto ok... ma sono sempre soltanto teorie, non c'è una cioè non funziona niente a livello di come si chiama di spiegazioni nella serie. Non, allora sì, cazzo, quanto voglio vedere. I dannati, per ora sappiamo che i dannati possono diventare Overlord perché riguardo quanto hanno per quanto hanno peccato in vita, possono essere tanto più possono essere potenti all'inferno. E fin qui ci siamo. La sarà per la miseria. Okay. State un secondo fermi per la miseria. Doc, non dovevi metterle queste immagini. Ragazzi, gli sta partendo l'ormone. The Dick Master. Allora, io non vedo l'ora di vederti Alastor. Alastor, Lucifer. Perché io più lo guardo a livello comunque estetico, perché poi sappiamo che probabilmente a livello di caratterizzazione sarà un personaggio completamente diverso, però cazzo se mi ricorda Mephisto di Blue Exorcist. Ok. Cazzo se me lo ricorda tantissimo. Allora. Beh, che dire. Non sono molto curioso di vedere gli altri episodi. Quindi ne escono due oggi e due settimana prossima? No, se non sbaglio escono a febbraio. Ah, ok. Ok. Allora, il fatto è questo. Ho detto prima, uno dei personaggi che attendevo di più di vedere era Vox, perché mi piaceva un sacco allora, il design, il concept del fatto che lui sia il demone della televisione, e non sono stato deluso, anzi. Mi piace troppo, per quanto sia un concept semplice, proprio mi fa impazzire. Sì. Il fatto che lui ha l'astro si odino perché lui è la televisione e lui è la radio... Questo è uno scontro generazionale e io lo adoro. E che mi fa pensare, tra l'altro, cara Visi, e dove cazzo sta il demone di internet? Arriverà, prima o poi arriva. Tecnicamente allora, abbiamo Velvet, che sarebbe la demone dei social media. Di social, è vero. Io voglio proprio Mr. World. Vogliamo andare in full American Gods? Io voglio Mr. World. Quindi, cazzo. La TV che ha soppiantato la radio, così come internet ha soppiantato poi la TV, quindi è importante. Ok, forse a quel punto non ci arriveremo mai, però allora abbiamo visto le tre V,
molto fedele di design, voci. Valentino, lo aspettavano in molti, Valentino, bene, non ha deluso le aspettative. È esattamente lo stronzo che tutti noi odiamo. E le canzoni molto fighe, molto... mi serviva un bel musical fatto bene. Allora, ho apprezzato tutte le canzoni, chi più chi meno. La canzone di Vox, veramente figa. La canzone finale tra Sky Angel è veramente meravigliosa per il suo significato. Cioè, come dire, Angel, non so che la tua vita è una merda, ma siamo all'inferno. Tutti noi abbiamo una vita di merda, non è che tu sei speciale, voglio dire, cioè, hai venduto l'anima a uno, chi non l'ha fatto in questa città? Cioè, bella, cioè, bellissimo come prende una canzone che sembra avere questo motivetto quasi allegro e positivo per dire, facciamo schifo la merda, bellissimo. Che poi è un messaggio tremendo, per carità, però insomma... Figa la canzone, appunto, il confronto verbale tra Carmilla e Velvet, molto orecchiabile. Poison, vabbè, non ho bisogno di presentazioni. Una roba bella pesante, Poison. Ma anche Happy Day in Hell di Charlie, il primo episodio, era carina anche quella. La canzone più Disney. Sì. Happy Day in Hell è quella più Disney di tutte. E l'unica canzone su cui, diciamo, ho storto un po' di più il naso è la seconda canzone cantata da Carmilla e Veggie. Quella un po'... Allora, inizialmente quella l'ho trovata un pochino buttata lì. Cioè, penso che quella canzone avrebbe funzionato di più se fosse solo una canzone di Veggie. Sì. Però se hanno voluto proprio incastrarla anche con Carmilla, ripeto, ci sarà un motivo, lo vedremo più avanti. Sì. Per adesso io ti dico, secondo me funzionava meglio se era solo una canzone di Veggie. Cos'altro? Mi piace troppo che il primo ospite dell'albergo ufficiale sia diventato Serpentius. Questo sfigato che avevo visto nel pilot, pensavo che non l'avremmo mai più rivisto, invece eccolo lì, lo adoro, e questo ci ricorda che prima o poi probabilmente, anche perché comunque si vedeva più o meno anche nei trailer, c'era anche Cherry Bomb. Sì, si e vedeva infatti me l'aspetto nei episodi, e lì sono molto incuriosito da vedere soprattutto il suo rapporto con Angel, perché dalla canzone Agdit avevo visto che sembrano avere una storia quei due, di qualche tipo. Sherry, mi spiace, ma oramai c'è Ask, e quindi... Vabbè. Beh, oddio, siamo all'inferno, quindi viva la poligamia. Chi dice che dobbiamo essere per forza... viva l'amore libero, quindi siamo all'inferno, quindi sti cazzi. No, must protect tutti quanti, veramente, Sara, è incredibile. No, signore Sith, non ci stiamo in live fino a domani per aspettare i nuovi episodi. Anche perché ho fame, e neanche poca. Sono davvero felice che finalmente questa serie sia uscita. 4 episodi, per ora, siamo a metà della prima stagione e sta andando molto bene per adesso. Non vedo l'ora di vedere. Sono ancora, diciamo, per chi non conosceva già la serie, sono ancora gli episodi di presentazione, perché abbiamo avuto un po' di backstories dei personaggi, un po' di motivi per cui sono in giro, un po' di input sulla trama. Vediamo un po'. Però appunto sono 8 episodi, quindi non credo che ci sarà così tanto di trama, magari si svilupperà meglio nelle prossime stagioni. Allora, Veggie, se non sbaglio, mi pare che lo disse proprio Visi durante un'intervista, è perché si è suicidata quando era in vita. Sì, quindi lei è all'inferno per questo.
Quello però è un po' strano, perché non credo che Vizi voglia dire, voglia parlare delle vite precedenti dei personaggi di Hazbin Hotel. Ho questa idea in mente, perché non lo ha mai fatto nella serie. Lo ha detto soltanto in qualche intervista, in qualche cosa viene messa nelle wiki, ma Sara, nella serie non so se si troveranno. Beh, Sara, prima Veggy ci ha praticamente letteralmente detto di essere cresciuta in un campo di battaglia, quindi immagino che non abbia avuto una bella vita. Tra l'altro, nella canzone di Veggy, lei che canta: "Ah, finalmente ho trovato un posto per me in cui mi sento accettata". Minchia, l'inferno! Ma che cazzo di vita di merda c'avevi prima? Minchia! Per dire che questo, per dire che l'inferno è Veggy finalmente... Veggy è gas! Veggy è gas! Merda! Che te pensa che vita di merda deve aver avuta per dire: "Ah, ho trovato finalmente il luogo in cui mi sento a casa"? L'inferno, minchia. Va benissimo. Bene. Con questa nota di positività possiamo... Nota di positività. Allora. Senti. Sì. Cominciamo a chiudere. Sì. Ho già fatto partire la canzone. Buono. Ah, senti, ci sono i ragazzi di Space Nerd in live. Gli facciamo il ride. Questa volta non ci scordiamo, però... Dai. Un attimo, stoppare la canzone della fine. Vai, vai. Era troppo tardi. Allora, facciamo finalmente un bel raid ai ragazzi di Space Nerd, ragazzi. Allora. Chi c'è a sto giro? Ah, parlano di anime, quindi siamo a casa. Ah, a posto. Allora. La fame chiama. Te non hai idea di quanto divento cattivo quando ho fame. Raidino. Salutatemi quei due disgraziati di Matteo e Dado. Allora, modifica con... Sono loro, vero? Cazzo, non lo facciamo, sì, da così tanto tempo che quasi non mi ricordo come si fa. Vai, tranquillo. Comunque, ragazzi, sono stracontento che Hazbin Hotel sia venuta così bene. Mi dispiace un sacco che tanta gente stia disprezzando questa serie per motivi che ancora mi sono sconosciuti, ma sono molto contento invece che tantissimi la stanno invece molto apprezzando. Io sto sentendo tanti commenti positivi su Hazbin Hotel in questi giorni, nei gruppi che seguo, nei gruppi di Facebook, dappertutto Hazbin Hotel sta piacendo veramente a tanta gente. Sono molto contento di questo. Che perché, cavolo, se siamo partiti gli doc che, ok, si parla di animazione in generale, ma ci stiamo via via sempre più specializzando verso l'animazione indipendente, quindi chi sono questi pazzi disprezzatori? Allora, credimi, l'hai fatta partire al volo sì. Il ride? Ho fatto partire il ride, purtroppo. Sento dalla tua cuffia che mi hanno salutato. Sì. Beh, allora, partiamo la musica. Noi ci vediamo domani, sempre alle 8. Si parla di animazione indipendente e domani ne vedremo un bel po'. Quindi, ragazzi... Comunque, siamo due idioti, abbiamo mandato il ride senza far finire la live. Grazie, ci vediamo domani sera alle 8, ragazzi. Scrivete su YouTube cosa ne avete pensato di questi episodi. E guardate perché esiste, può essere recensito. E rimate meglio. Sempre. E vi auguro una buona serata. Ciao, gente.